Il fiume a sinistra è la Complanare, quella che stiamo guardando è l'unica strada a quattro corsie che colleghi la Puglia alla Calabria, la statale 106. Intorno c'erano uliveti e vigneti, ora solo acqua. Non è mio piccolo, per me è tanto, è la mia vita, distrutta. Mobili da buttare, fango dappertutto, persi raccolti, dopo tre alluvioni in tre anni, l'ultima due mesi fa con quattro morti, persa anche la speranza di poter ricominciare. Avete mai avuto risarcimenti? Nemmeno un soldo. Siamo figli di nessuno, siamo italiani. Nella scuola media di Ginosa Marina hanno dormito le 100 persone sfollate da Contrada Marinella, pioveva pure nelle aule. Tutti ripetono, il Bradano è un fiume imprevedibile e nessuno pulisce i canali, così basta mezza giornata di pioggia battente e tutto va sott'acqua. Il fiume Bradano, alla foce della 106, è stato ristretto di 50 metri. Sa cosa vuol dire 50 metri in meno con 4 metri di altezza? Oggi pomeriggio si dovranno aprire le paratoie della diga di San Giuliano vicino Matera, un deflusso controllato, dicono, ma intanto a decine stanno lasciando le case, la fiducia qui è merce rara.